Culture a confronto, Oriente e Occidente, due raggi di sole della stessa unità. Di seguito riportiamo alcuni passi evangelici commentati dal maestro Yogananda Paramahansa. La sua levatura spirituale nasce in seno al patrimonio di conoscenza induista, ma ben presto la sua coscienza approda nella coscienza universale. Tali commenti di saggezza si integrano con l'insegnamento di Gesù, illuminato dalla coscienza cristica. Ecco quanto segue. Terzo raggio di luce. Il discorso della montagna secondo Matteo. Le beatitudini. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Allora aprì la sua bocca e li ammaestrò dicendo. Matteo 5, 12, Gesù evitava le moltitudini perché in una grande folla incontrollabile c'è pochissimo scambio di spiritualità tra il Maestro e i suoi discepoli. Gesù preferiva un'anima sincera a una folla di persone semplicemente curiose, perciò cercava folle di anime e non moltitudini rumorose prive di anime. Le persone che possono fare in modo di meditare in cima a una montagna trovano il posto molto tranquillo, e privo del rumore e dello sgradevole inquinamento della città. L'altezza elevata porta il meditante in un'atmosfera rarefatta, libera dai gas più grossolani. Sulla cima di una montagna i corpi fisico e astrale dell'uomo si adeguano a e dipendono da un'atmosfera più sottile di quella grossolana della valle. Aprì la sua bocca e li ammaestrò, significa che mentre insegnava Gesù lasciò cadere parte della sua forza vitale e vibrazione sui discepoli, affinché questi divenissero calmi e magnetizzati per ricevere perfettamente la sua vibrazione. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Matteo 5, 3. La parola, beati, viene dalla beatitudine, che è gioia eterna sempre nuova, che non diventa mai stantia, come la breve follia umana. La parola, povero, indica una persona priva di ostentazione o di segni di ricchezza spirituale. Coloro che hanno una grande spiritualità non ne fanno mai sfoggio. Quelli che si mostrano poveri in spirito o che si liberano di ogni desiderio per gli oggetti materiali, i possessi terreni, gli amici mondani e l'amore umano, saranno ricchi del permanente regno della saggezza e della beatitudine, dove Dio e i santi dimoreranno in costante comunione con loro. Le persone materialmente ricche possono non avere uno sviluppo spirituale interiore, mentre quelle materialmente povere per scelta possono essere spiritualmente ricche. Essere povero in spirito non vuol dire che dovete essere un mendicante, ma certamente significa che non dovete pensare alle acquisizioni materiali come fossero uno stato d'opulenza spirituale. Quando lo spirito dell'uomo mentalmente rinuncia, cioè, diventa povero, a tutti i desideri per gli oggetti di questo mondo, realizzando che sono illusori, deperibili, ingannevoli e sconvenienti all'anima, allora l'uomo comincia a trovare beatitudine nell'acquisire le permanenti qualità interiori. Dopo avere ottenuto molte durature qualità spirituali di saggezza e beatitudine sempre nuova, alla fine l'anima materialmente povera eredita il regno perduto dell'immortalità e della beatitudine celeste. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Matteo 5, 4. La normale sofferenza prodotta dalla perdita dei possessi materiali e dalle speranze terrene insoddisfatte porta al dolore, che è nocivo al mantenimento della beatitudine spirituale ottenuta con strenui sforzi. Il dolore materiale eclissa e seppellisce la felicità fisica, mentale e spirituale, ma l'afflizione o il profondo dolore dovuto alla separazione dalla verità, o Dio, fa nascere nell'individuo l'inestinguibile desiderio di fare il massimo sforzo per contattare direttamente Dio. Coloro che realmente soffrono e piangono incessantemente per Dio e la verità, con sempre maggiore zelo, troveranno conforto grazie al manifestarsi della saggezza beatitudine mandata loro da Dio. È il bambino irrequieto che piange continuamente per avere la conoscenza spirituale che attira l'attenzione della Madre Divina,
e viene confortato dalla sua saggezza rivelata attraverso l'intuizione o mediante la manifestazione della sua presenza. Coloro che desiderano le cose materiali, e le ottengono, soffriranno ancora quando tutte quelle cose saranno tolte loro al momento della morte. Ma quelli che desiderano Dio e la verità saranno consolati per sempre dopo aver ricevuto l'eternamente gioiosa divinità. Segue nel raggio di luce successivo. Maestro Gesù, continuo del precedente raggio di luce. La nuova era, amici miei, deve essere l'era in cui ognuno imparerà a disporre di se stesso, ossia ad ascoltare il vero linguaggio del suo essere, sotto l'ispirazione del sole e attraverso il corpo della terra madre, deve essere l'era in cui ognuno imparerà a dire sì e no con maggiore conoscenza di causa, ossia secondo un punto di vista planetario globale che andrà al di là della sua piccola storia privata. Non si tratta affatto di cancellare l'esistenza personale a profitto di un corpo collettivo, anzi, lo scopo è espandere la coscienza individuale fino a che abbia realizzato il proprio ruolo nell'armonia del tutto. In verità, i progressi tecnologici a cui assistete sono solo la conseguenza esteriore di quest'ampliamento della coscienza, e non sono neppure dei veri progressi, forse sarebbe più giusto parlare di un riemergere delle conoscenze. Il sottosuolo del pianeta nasconde tanti segreti quanti ne ha la volta celeste che vi fa sognare. Esistono città intere, vie di comunicazione, vestigia di tempi anteriori che hanno conservato la loro vita e la loro precisa funzione, e di cui apporti avranno un ruolo considerevole nell'organizzazione dei prossimi decenni. Non sia questa materia di indagine da parte vostra, ma solo motivo di riflessione perché affinché il nettare del grande coppiere possa inondarvi l'anima, bisogna che questa si ricongiunga alle sue radici, che riscopra le fondamenta del proprio essere, che faccia il consuntivo del suo proprio cammino. È proprio adesso, negli anni in cui vi parlo, che è più facile accedere a questa possibilità di comprensione. Tutti i dati sono disponibili, sia cosmici che tellurici, affinché risolviate una volta per tutte i vostri contenziosi di vecchia data, ed accettiate di riconsiderare tutto, la storia, i dogmi, le scienze, le culture. Perché vi dico che ogni volta che il vostro sguardo si cristallizzerà su antiche abitudini, sarà foriero, in sé, della ragione stessa delle vostre sofferenze. L'amore è movimento, e per questo si rivela come l'antiossidante che ogni cuore può sperare di avere. Per sottolineare questa novità, sappiate che all'era che si apre non basteranno le parole, sarà caratterizzata da una spiritualità che non ha nulla a che fare con l'arte oratoria né con l'esercizio intellettuale che crede di essere chissà cosa contemplando la propria profondità. Si annuncia fin d'ora, invece, come un'arte di vita, l'arte di riscoprire il sacro in ogni cosa. Così, dovete mettervi in cammino perdendo di vista anche solo l'idea di utilitarismo, nulla può essere utile se non si è compreso il senso dell'avanzare dei mondi, perché tutto vive, proprio per questo, tutto ha diritto alla bellezza e al rispetto, certi popoli antichi, come gli Egizi, l'avevano percepito molto bene, e sapevano che ogni oggetto creato, attraverso le sue forme e la sua materia, può servire da specchio al divino. La spiritualità che fin d'ora dovete concepire, non è una vita bis. Una vita tra parentesi che, bene o male, lasciate che si sviluppi di più rispetto all'altra siccome, dopo tutto, non siamo solo materia, è la vita nel suo insieme, l'avventura della sua riscoperta. Se l'era dell'acquario già fiorisce nel vostro spirito, allora ve la vedrete venire incontro con tranquillità, se anche intere regioni dovessero essere annientate, in ogni caso, vi chiedo di prendere posto fin d'ora in essa, perché essa sarà, sia che la vostra mente l'accetti e la auspichi, sia che la vostra mente si impegni. L'era dell'acquario si incammina a passi da gigante verso di voi, perché è la risultante del logico avanzare dei mondi e non soltanto del cammino del vostro pianeta, sarete voi a fondervi nella sua proposta di vita, e non certo il contrario, giacché essa è una parte di voi che ha già compiuto il tragitto e che torna indietro a cercarvi. Dal momento che vi è impossibile evitarla, giacché non ci si sottrae eternamente a se stessi, rendetevi conto del fatto che il modo in cui penetrerete in essa determinerà la bellezza delle carte che vi troverete.
Visualizzate il suo arrivo in un flusso di massacri e cataclismi, e sarete l'artigiano che moltiplicherà simili piaghe. Avete addirittura questo potere perché non servirvi della capacità progettuale in un unico senso. Se ogni foglia di albero si mettesse ad immaginare l'autunno scorrere nelle sue nervature, allora tutta la linfa si ritirerebbe prima dai rami e poi dal tronco. Con l'emergere della nuova era, dovete immediatamente smettere di essere macchine che riproducono disarmonia, dovete aprire le vostre finestre sulla vita, assaporarne il gusto più autentico, perché ciò accada, dovete accettare di muovere un passo, giacché quando si entra in una casa bisogna pur oltrepassare la soglia. Nella nuova era, sappiate che i vostri titoli non avranno maggior valore del pezzo di carta gettato a terra all'angolo della strada, che i vostri soldi saranno come un ghiacciolo esposto al calore del sole, che la vostra cultura sarà solo più un sapere in conserva, devitalizzato, e che la vostra personalità, infine. Sì, dovrete metterla davvero a nudo. Non la personalità piccina, quella che vi fa giocare ai buoni o ai cattivi a seconda dei casi, e neppure quella che vi fa scegliere il colore della cravatta ed il tessuto del vestito, ma quella vera, quella che vi dice a cosa aspira il vostro cuore, essa apparirà, amici miei, quando tutto ciò che avete escogitato darà prova di essere stato soltanto polvere, in attesa che vi decideste a far pulizia. Però ora che faceste pulizia, sono diversi millenni che la rinviate. Forse non sarà ancora perfetta, perché in certi angoli, sotto il tavolo, la scopa passa con difficoltà, ma metteteci tutto il vostro ardore. E, importante che costruite fin d'ora i prototipi di questa nuova era, vanno concepiti su tutti i piani ed in tutti i campi. Così, è ormai necessario sentire nuovi schemi di organizzazione, e questo sia sul piano socio-economico che familiare. Siete liberi di istituire delle micro-società per instaurare gli embrioni, evidentemente sul piano fisico, ma soprattutto ed ancor più di instaurare nuovi modi di funzionamento sul piano eterico ed astrale. Probabilmente nessuno vi soddisferà pienamente, perché il mondo non è ancora pronto a conformarsi del tutto ad un ideale di perfezione che può essere intravisto, ma pazienza, il vostro compito è abbattere le costrizioni e definire nuove regole del gioco, ne va dell'equilibrio generale, non solo di quello del pianeta, ma anche dei suoi stessi rapporti con gli altri pianeti. L'educazione sarà uno dei punti fondamentali di questa riscrittura della vita. L'attuale disfacimento delle scuole e dei modelli di insegnamento che si manifestano un po' ovunque sulla Terra, è un segno di cui rallegrarsi definitivamente. Le vostre società si sono devitalizzate a furia di produrre individui calibrati, incapaci di capire da dove vengono e qual è la loro destinazione, privi del potere di concepire la vita se non centrata sul loro meschino funzionamento interiore. Il perno dell'educazione deve ben presto diventare l'amore della vita mediante una responsabilizzazione di ognuno dei protagonisti. La parola amore implica una certa nozione di libertà, ma esclude qualsiasi negligenza, ed è questo il concetto che hanno mal compreso alcuni di voi in fatto di educazione. La forza di vita ha bisogno di strutture ferme, benché intelligenti e dunque mobili, ha bisogno di punti di riferimento che sono come porti in cui gettare l'ancora, nonché di un ritmo perché ognuno è un astro che vuole i suoi giorni e le sue notti, il suo sole che è gioia ed illumina i vicoli ciechi. Amici miei, non affannatevi dunque a fare riunioni, a rimaneggiare le teorie, per forgiare un nuovo stampo per coloro che prenderanno la fiaccola dalle vostre mani, ma sentite quali sono le linee di forza che l'equilibrio dell'essere richiede. Non potete imporre il vostro punto di vista, perché in questo campo, come negli altri, tale manovra sarebbe immediatamente votata allo scacco. Il vostro compito, se avete la volontà di offrire un po' del vostro cuore al mondo, è invece l'ascolto delle pulsazioni della vita per poi reinserirle, riprodurre, per analogia, nel funzionamento e nel contenuto di una nuova educazione. Vi ripeto che non si tratta di un'opera riservata ai teorici intenzionati a ricostruire il mondo secondo il loro ego, ma di una ricreazione riservata agli innamorati, perché si tratta, anche in questo caso, di fare un dono e di comprendere gli intimi ingranaggi della grande corrente che vi fa crescere su questa terra. Segue nel prossimo raggio di luce.
il grande bilanciere cosmico sta scandendo l'ora per l'avvento dell'era dell'acquario e Ganimede, il versatore d'acqua, accompagnerà nella frequenza di vita più elevata tutti coloro che sentono nel proprio cuore che tutto è uno, ovvero la moltiplicazione sacra parla solo la legge dell'uno, essa la coniuga e così facendo si realizza. Innumerevoli sono i progetti del divino, ma il loro scopo è unico in sé.